ossa, che vi presento il più riuscito dei miei film, compagni. Ed io, il grande Olivo Lodi, sono forse estraneo al successo di questa pellicola. Molto spiacenti, noi siamo incapacitati. Incapacitati? Sì, signore, è una parola difficile, ma siamo così. Proprio quel che mi aspettavo. Una coppia di imbelli e di scansapatiche. Trattarci così. Lei dovrebbe profondamente vergognarsi. Vergognarmi di che? Ma poi quel signor idea. E in pochi giorni ci vedemmo trasformare. Una coppia di pacifici disoccupati? Sì, in un terribile strumento di guerra. E cioè negli eroi di... Compagno B. Compagno B. Temo che ci sia un piccolo equivoco. Temo proprio che ci sia. Ci scusi se lo abbiamo un po' disconnetto. Non ne parliamo. Ma come vedete l'uniforme non fu la sola a renderci la vita difficile e complicata. Ci si misero dei signori facilmente i cittadini. E dei poliziotti. Scendi senza saliscendi. E per farmi vivare la più terribile delle mie avventure, un caro armato. Figuratevi che quel giorno avevo sceso il letto col piede sinistro. Olio! Non mi interrompere. Olio, non ti possono sentire! Bene, allora scriviamo. Ci aveva insegnato che non sempre la difensiva è migliore dell'attacco. E allora, pronto? Compagno B. Compagno B. Ma da queste poche scene non potete farvi che una timida idea di quello che riusciamo a combinare in... Vi promettiamo sul nostro onore. Un'ora e mezza di buon onore. Firmato, Oliver. Firma.